Sì, è una partita tosta, lo stiamo preparando bene, viene da un buon momento Eurobasket, noi abbiamo faticato anche a vincere da loro, ricordiamo, anche se eravamo sempre in vantaggio fino a più 16, e loro sono in crescita, una solidità difensiva, tanta contropiede, tanta transizione e l'asse dei due americani, sia Gallinat che Olazoer, che sono tosti fisicamente, ma anche gli altri ragazzi esterni soprattutto stanno facendo un campionato sopra le aspettative e per questo sarà una partita molto molto dura a livello di intensità e di difesa, sarà la difesa la chiave. Ecco. È quello, ma se noti in tutte le squadre dove gli italiani sono dei protagonisti e sono coinvolti e c'è un nucleo buono, le squadre hanno più solidità perché è vero che gli americani possono fare la differenza, gli stranieri possono fare la differenza in certi frangenti, però e dopo la squadra diventa troppo più facilmente da scautizzare e fermando uno di loro ha problemi, la squadra si trova subito in difficoltà. Invece le squadre come la nostra, come Forlì e le altre, alcune altre, dove gli americani fanno il loro dovere, delle volte danno la qualità. Danno quel plus che fa la differenza, allora si trovano equilibri migliori dove le squadre diventano per forza di alto livello. Come Ah, fisicamente arriviamo bene, abbiamo fatto dei buoni allenamenti, adesso vediamo un po', Baldassare ha avuto un po' di torcicollo ieri, il resto della truppa sta andando bene. Lo stiamo preparando come al solito perché sappiamo che è una partita molto delicata, una partita dove vogliamo riprendere il nostro ritmo subito perché sai, ogni partita c'è un'insidia, hai detto bene. sicuramente, partendo dalla difesa, dal controllo del loro ritmo e cercando di sfruttare le nostre qualità, dei nostri singoli, ma soprattutto il nostro gioco di squadra e prendendo le responsabilità su nuovi giocatori.